Eccola, allora ci siamo. Accogliamo con un applauso affettuoso Susanna Tamaro. Eccola qua. Crescere un albero, crescere un bambino. Per entrambi ci vogliono cure, attenzioni costanti, anche sostegno a volte. Susanna Tamaro, madrina del Salone del Libro 2014, ha letto, in una sala gialla, attenta e rapita, una lunga riflessione sul nostro tempo, orfano di ideologie e grandi lotte. Un endemico mutamento della società che la scrittrice definisce duramente come un nuovo medioevo. Se non c'è consapevolezza del bene, se non si sa che cos'è e non si mette in moto la volontà di andargli incontro, si può scivolare con estrema facilità nel suo opposto, divenendo così docili esecutori dei desideri di chi al bene si oppone. Proprio l'esistenza del bene, tema di questa 27ª edizione del Salone, è stato al centro della sua Lectio Magistralis. Spesso sento dire che il bene non esiste, ha detto Tamaro, ma si può conoscere davvero il bene solo dopo essersi scontrati con la realtà del male. È tempo di un nuovo rinascimento, ha concluso la scrittrice, un umanesimo in cui affrontiamo la fragilità tenendoci per mano.